Il meccanismo è praticamente gestito da, qui sul territorio dalla famiglia Spada, dal clan Spada. Cacciano via famiglie se non pagano a loro l'affitto, poi se lo rivendono. Non tutte le case popolari ad Ostia rispecchiano normali graduatorie. Secondo la procura, molte assegnazioni sono state gestite da uno dei clan più potenti del litorale, gli Spada. In questa palazzina popolare vive una delle donne degli Spada. Però al citofono non risponde. Nella stessa palazzina ci sono famiglie non assegnatarie che hanno comprato o affittato direttamente dagli Spada. Salve, buongiorno, della signora Anna. Ah, c'è qualche parente, qualcuno? Voi siete l'affittuario? Qui l'assegnataria è deceduta, l'appartamento però è stato già affittato illecitamente. Per una casa di 60 metri quadrati, 40-50 mila euro. Magari 80 metri quadrati, 60-70. C'è poi chi resta fuori da queste graduatorie truccate e chi non può permettersi questo mercato di tangenti, come Enrico, che da qualche anno vive per strada. Da un anno, assieme ad un altro senza tetto, abita in una roulotte di fronte alle case popolari. A me pure mi hanno chiesto 10.000 euro per una casa di queste popolari, era monolocale. Con 10.000 euro sarei diventato uno che c'era diritto alla casa popolare. Io abitavo per strada, dormivo da un amico, dormivo da un altro, una volta da un parente. Sempre meglio che dormire su una panchina, ecco. Mi ammalo di ernie, mi ritrovo 2 anni fa a non aver più soldi per pagare un affitto. Perché è tanto problematico avere delle case popolari? Proviamo a parlare con qualcuno degli Spada, raggiungendo la villa di famiglia. Qui viveva uno dei boss condannati per estorsione. Chi è? Salve, buongiorno signora, scusi se la disturbo. Salve, buongiorno. Guarda, ti dico la verità, io non c'ho niente da aggiungere, non mi interessa proprio, ti dico la verità, non c'ho niente da dire. Ci vogliono tutti bene.